quanto si guadagna su YouTube con un canale di poco più di 1000 iscritti? Ciao, sono Alessandro Pirocci e se sei capitato su questo video è sicuramente perché ti sei chiesto: oh, ma quanto si guadagna su YouTube? Minchia che palle, un altro video chiuso in casa. Ehi, aspetta, lo so che ti piacciono i video in cui la lancio a 280 km l'ora in pista, però magari questo video è utile. Guardalo fino alla fine. Partiamo col dire che un canale YouTube comporta sicuramente delle spese. Per esempio, l'attrezzatura, un PC, l'action cam, una vlogging cam, microfoni, software, oltre che l'impiego di tantissimo tempo per girare e montare i video. Può comportare spese di viaggio, per esempio per i travel vlog o per esempio per me per gli spostamenti in pista. E nel mio caso tutte le spese che girano intorno al motorsport, ma magari quelle ci sarebbero comunque. Voi direte: Ale, ma con tutte queste uscite ci vorrebbero delle entrate adeguate. Infatti tutto il tempo dedicato a YouTube sicuramente paga. Ah no? Questo primo anno che ho preso seriamente YouTube, considerando che sono arrivato a monetizzare, quindi ad avere 1000 iscritti nel mese di agosto, fine agosto, quindi diciamo da settembre, ho totalizzato 104.309 ore di visualizzazione, che in euro corrispondono a 45,67 euro. Quindi diciamo che io in un anno di YouTube ho guadagnato 45,67 euro. Ma allora chi te lo fa fare? Di base c'è da dire che mi piace registrare e montare video, divertire e intrattenere. Diciamo, sono sempre stato il pagliaccio della situazione. Ma con questo video mi vorrei soffermare su un altro aspetto, sicuramente meno materiale, ma più di valore. Mi piace mettermi in gioco e migliorarmi, e sicuramente YouTube è un ottimo modo, perché ci metti la faccia. Ecco, migliorarmi, questa è la parola chiave. Provate a mettervi davanti a una telecamera, schiacciate rec e parlate di qualsiasi argomento. Sarà difficilissimo. Quando vi rivedrete noterete un sacco di difetti, ma non solo estetici, ma anche dialettici, il modo di porvi, l'espressività. E poi dovete capire che il numero qua sotto che indica le visual non è un numero, sono persone. E avete mai provato a parlare davanti a 100 persone dal vivo? A 1000? A 10.000? Io sì, e vi assicuro che vi tremerebbero le gambe. Quindi se avete un canale YouTube non vi state a preoccupare delle visual, degli iscritti. Cioè, se il contenuto merita, andate tranquilli che gli iscritti salgono, le visual salgono. Magari dopo mesi, magari dopo anni. L'importante è mettersi in gioco e migliorare questi aspetti. Quello che ho trovato bello di YouTube è tutto il mondo che c'è dietro. Se non avessi aperto un canale YouTube, sicuramente a quest'ora non avrei conosciuto un sacco di persone che per me sono diventate veramente indispensabili. In così poco tempo ho fatto così tante esperienze che non mi sarei mai immaginato di fare. Magari sì, l'avrei fatto lo stesso, però un conto è farle, e un conto è farle e condividerle con una community appassionata di quello che fai. Ah, e io ora mi mangio le mani, perché se avessi aperto il canale seriamente, avessi portato avanti le mie idee seriamente quando lo volevo fare, chissà adesso dove sarei arrivato e chissà quanti bei contenuti avrei portato a questo canale. E invece mi sono sempre vergognato e non sono mai partito seriamente con i video. La legge della maniglia. Ma la mamma è quella che dice. Tanta roba. A Cremona. Solo prima riprendi gli adesivi che mi ha strappato a Cremona. Esatto, sì. Io ho fatto un pelettino un po' troppo, però non so come si passa a destra, a sinistra. Che è successo? No, 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 no. Com'è? È pulita? La moto è pulita. Perfetto. Se si accende è meglio pure. Ah, beh. Siamo la somma delle esperienze che facciamo, delle persone che conosciamo e dei luoghi che visitiamo. Tutto questo vale molto di più di tutti i soldi del mondo.
te avevo detto. Ed è per questo che ora voglio fare una cosa. Questo è un maglierino salvadanaio. Qui di solito si inseriscono i soldi, ma io questa volta voglio inserire sogni e obiettivi. Qui ho preparato una lista di cose che voglio fare nel 2021 e adesso le vado a infilare qua dentro. Una serie di cose tra più banali e cose un po' più importanti. Molte di esse non saranno facili da realizzare, ma fra un anno esatto io aprirò questo salvadanaio e vedrò se i miei sogni si sono realizzati grazie a YouTube e a quel punto capire se la mia esperienza su YouTube varrà la pena di continuarla oppure no. Oltre a questo ho deciso che condividerò con voi i miei guadagni su YouTube mese dopo mese, sempre se ci saranno, anche perché mi sembra giusto condividere con voi questo dato, visto che sarà grazie a voi se guadagnerò su YouTube e se riuscirò a pagare le mie gare grazie a YouTube. Quindi iscriviti, cazzo, e ricordati che se vuoi puoi, quindi cosa aspetti ad aprirti un canale YouTube anche tu? Mi hanno detto una valanga di volte che non potevo correre, che era uno sport da ricchi, che non ero in grado, eppure sono sempre qua, sono sempre pronto a dare gas. Ed è per questo che ho deciso che è il momento di fare un salto di qualità. Ci vediamo nel 2021, ragazzi.